Gli altri due cause di emorragia da placenta sono: uno, la placenta previa. Cosa vuol dire la placenta previa? Il termine vuol dire proprio previa, cioè la placenta, invece che impiantarsi all'inizio della gravidanza sul fondo dell'utero, sulla placenta anteriore o posteriore o laterale, va a impiantarsi vicino al collo dell'utero o addirittura sopra il collo dell'utero, che nel momento della gravidanza è chiuso. Ma cosa succede? Quando comincia il travaglio e quindi comincia la dilatazione del collo, la placenta che è posta al di sopra dell'orifizio uterino interno si stacca e noi possiamo avere delle emorragie gravissime. Certo. Questa è una cosa ben prevenibile oggi, grazie a che cosa? Grazie all'ecografia, perché oggi abbiamo delle indicazioni che se la placenta è piantata meno di 2 cm dall'orifizio uterino interno, c'è l'indicazione innanzitutto a riferire la donna a un centro di eccellenza e a fare un cesareo di elezione prima che gli parta il travaglio. La terza grande causa, questa tra le più insidiose, è invece il distacco intempestivo di placenta, ossia la placenta si stacca dalla parete uterina quando il travaglio non è ancora partito, improvvisamente, silenziosamente. Ci sono dei fattori di rischio importanti, il diabete e la pressione elevata, ma abbiamo anche nella casistica inglese un 3% in cui le donne stavano bene, non c'erano fattori di rischio. Questo per dire che noi diciamo sempre che la gravidanza può essere ad alto, medio o basso rischio, ma non esistono gravidanze esenti da rischio, il che vuol dire che dobbiamo sempre avere quell'attenzione. Infatti obstare è una parola che mi piace moltissimo dal latino, che significa stare vicino. Stare vicino in che senso? Quell'attenzione vigile, non ansiosa, ma attenta, prudente, che fa sì che si intervenga immediatamente non appena riconosciamo dei fattori che ci dicono attenzione, semaforo rosso, siamo usciti dalla strada della normalità e ci stiamo trovando in una situazione di pericolo. Certo, ascolti professoressa, situazioni diciamo durante la fase della terminale della gravidanza, tipo la preeclampsia, la gestosi eccetera, quanto incidono sul rischio da parto ed eventualmente quali sono le vie migliori da seguire per evitarlo? L'ipertensione, la cosiddetta gestosi, si parla di eclampsia, è uno dei fattori più importanti di mortalità materna e fetale. È una condizione grave che è caratterizzata da una pressione che sale rapidamente, potremmo definirla un'ipertensione maligna, parliamo di 200-220 di massima, 120-140 di minima, cioè parliamo di pressioni drammatiche. Se per esempio la donna ha una vulnerabilità dei vasi cerebrali, che sono più sottili, cosiddetti aneurisma, possiamo avere delle emorragie fatali oppure delle emorragie gravissime, la donna non muore ma resta con delle lesioni permanenti. Abbiamo un sovraccarico renale che in questa situazione di ipertensione può essere gravemente danneggiato, quindi con esiti anche renali permanenti, e purtroppo queste variazioni pressorie violente sono una causa importante anche di distacco intempestivo della placenta. I fattori di rischio sono innanzitutto il diabete materno, e anche qui dobbiamo dire due cose: uno è la donna che è già diabetica prima della gravidanza e che certamente noi dovremo seguire con grande attenzione, perché dovremo fare in modo di mantenere una glicemia il più possibile vicina all'ottimale, tenendo presente che in gravidanza la placenta mi produce un ormone che si chiama ormone lattogeno placentare, che fa le funzioni dell'insulina, che mi complica notevolmente la situazione dal punto di vista dell'utilizzo degli zuccheri. Quindi una donna che va seguita ancora meglio, per esempio un consiglio sul quale poco insistiamo: camminate tutte un'ora al giorno, perché il camminare, che è un esercizio fisico semplice, non ha rischi se stiamo attenti almeno quando attraversiamo la strada. Certo. Non costa nulla, quindi può essere fatto a qualsiasi livello di reddito, di situazione, aiuta moltissimo a ottimizzare l'utilizzo periferico dell'insulina, a tenere bassa la glicemia e a metterci in situazioni certamente ottimali. L'ipertensione è un altro problema, ma dicevo della diabete, ricordiamoci che un fattore di vulnerabilità è la familiarità per il diabete, per cui la donna può avere ancora una glicemia normale, ma se io dalla storia clinica so che la mamma o il papà o tutti e due hanno avuto un diabete importante o ce l'hanno, certo che mi allerto, perché so che la gravidanza, che è una prova da carico, tra virgolette, anche del sistema degli zuccheri, mi potrebbe
dare una situazione di maggiore vulnerabilità. Altri fattori di rischio importanti, tenete presente che l'avere più di 35 anni triplica il rischio di mortalità da parto e di emorragie. L'avere un basso livello di istruzione lo raddoppia. Perché? Ma perché è evidente, quando una donna in basse condizioni economiche, poco colta, è meno attenta, è meno informata, si fa seguire meno, e anche questi sono tutti fattori modificabili. Questo mi sembra molto molto importante, perché noi dobbiamo offrire a tutte le donne di qualsiasi livello sociale un grado di assistenza ostetrica e soprattutto di riduzione dei fattori di rischio ormai acclarati, che ci consentano di portare tutte le donne al parto nella stessa condizione di basso rischio. Certo, intanto ricordiamo che la professoressa dirige il centro di ginecologia e sessologia medica dell'Istituto San Raffaele Resnati di Milano, e parleremo anche di un libro, accenneremo a un libro che ha scritto e che ha pubblicato in questi mesi, e che si parla di mamma a 40 anni, dove dà delle ottime notizie, quindi anche questo. Allora, intanto, prima di arrivare al libro, professoressa, volevo chiedere, il Ministero ha avviato una serie di indagini sugli ospedali dove sono avvenuti i decessi delle donne e dei bambini in quest'ultimo mese, fatalità in pochissimi giorni, e ha acclarato che le strutture non hanno responsabilità. Possiamo fare un riferimento a quello che lei ha detto prima, di accorpare i centri di maggiore, diciamo, attività nelle nascite, e il lavoro che è stato fatto in Inghilterra? Certamente il nostro Ministero ha già molto correttamente detto che ulteriormente verranno messe a punto linee guida ancora più stringenti, ma soprattutto che ci sarà un training. Tra l'altro i medici lo stanno seguendo molto, questi corsi, proprio per affrontare l'emorragia ostetrica, perché è un evento raro, ma quando capita, come dicevo, può essere veramente terribile. Ci sono altri aspetti che però mi sembrano molto importanti, e cioè il fatto che ci siano, come accennavo già prima, ma insisto su questo, la necessità di avere ospedali ad alto numero di parti, superiore a 1000 fondamentalmente, anche per avere il ginecologo e l'anestesista, oltre che l'ostetrica, che sono sempre lì, in ospedale. Perché? Nei piccoli ospedali i medici hanno la cosiddetta reperibilità, cioè io sono a casa e ho 20 minuti per arrivare in ospedale. Ma signori, se è un'emorragia che si realizza in pochi minuti, io posso perdere la donna, non è possibile dare 20 minuti per arrivare. Bisogna che il medico sia residente, quando mi è capitato nella mia attività ostetrica, quando ho lavorato in ospedale, in particolare all'Università di Padova, quei distacchi di placenta che abbiamo avuto, mi ricordo in un mese tre, e poi più né prima né dopo. Qual è stata la fortuna? Che la signora è entrata, che l'evento era probabilmente successo da pochi minuti, e in due minuti avevamo già fatto il cesareo, il bambino sanissimo, perfetto, tanto vero che uno di questi poi ne ha avuto anche un altro a distanza di 3 anni, salvato l'utero e soprattutto anche la donna, che stava benissimo. Ma lì c'è stata una coincidenza. Da un lato veramente la fortuna, l'imponderabile, che la signora è arrivata in ospedale, che l'evento stava succedendo in quei momenti là, certo. Una donna in particolare senza nessun fattore di rischio, normopeso, perfetta, gravidanza magnifica, eccetera, fatta l'amnioscopia, liquido rosso, cesareo in un minuto e tutto perfetto. Ricordo anche che per esempio nel distacco intempestivo di placenta, perché mi può morire la donna? Uno dice, vabbè, si è staccata un po' la placenta perché è tutta questa tragedia. Dobbiamo sapere che nel momento in cui mi si stacca la placenta, si raccoglie una sacca di sangue tra la placenta e l'utero. Questo sangue va a infarcire la parete dell'utero, cioè a dare un vero e proprio infarto uterino, e questo provoca una necrosi, una morte dell'utero, quindi noi dobbiamo asportare l'utero. Come se non bastasse, in quella situazione si producono una serie di proteine, di fattori, che vanno a creare la cosiddetta coagulazione intravascolare disseminata, e questo mi determina un'emorragia fatale. Ecco perché il tempo è un fattore critico. Allora, se io ho l'anestesista e il medico in ospedale che in un minuto, due minuti, parliamo di tempi di questo tipo, signori, fanno un cesareo, ecco che anche un evento potenzialmente fatale può essere molto ben affrontato con un esito eccellente, perché bambino sano, utero salvato e donna salvata, veramente di fronte a un distacco di placenta intempestivo, è un risultato da 5 stelle. Certo.